Amici, oggi si torna alle origini con un video spiegazione del finale di Little Nightmares 2 che ho deciso di giocare per conto mio. Guardate il video fino alla fine, ovviamente fatemi sapere le vostre teorie riguardo questo finale e una futura uscita di Little Nightmares 3. Ma non voglio dilungarmi troppo e vi auguro una buona visione. Nonostante la sua fugace durata e la mancanza di dialoghi, l'atmosfera horror del gioco racconta una storia sorprendentemente ricca di colpi di scena. Gran parte di ciò viene comunicato attraverso immagini surreali che espandono enormemente la lore del primo gioco. In Little Nightmares 2 controlli un ragazzo di nome Mono che viaggia attraverso un luogo chiamato Pale City per raggiungere una Signal Tower che distorce il mondo con la sua trasmissione ronzante. Six, la protagonista femminile del primo gioco, appare come una compagna NPC. La loro avventura platform da incubo li porta in ogni sorta di luoghi inquietanti. Per sbloccare il finale segreto del gioco dovrai raccogliere tutti e 18 i Glitched Children durante il gioco. Essi sono dei collezionabili segreti del gioco e una volta raccolti tutti andranno a sbloccare un finale segreto che lascerà non poche speculazioni per magari un terzo capitolo. Ogni tanto ti imbatterai in un ragazzino statico con cui potrai interagire. Non è chiaro durante l'avventura a quale scopo servano, ma trovarli tutti ti ricompensa con il finale extra. Essi sono molto difficili da trovare, ma fortunatamente c'è un modo per monitorare i tuoi progressi. Quando esci dal menu principale vedrai un'opzione seleziona capitolo, premilo e potrai vedere quanti Glitched Children hai trovato in ogni livello. Se te ne mancano alcuni, torna dentro e inizia a cacciare. Fortunatamente appaiono solo nei primi 4 livelli del gioco, quindi non dovrai preoccuparti di trovarne uno nel finale. Concentrati solo sul rintracciarli mentre giochi e continua a controllare i tuoi progressi per assicurarti di averli tutti. Per quanto riguarda le speculazioni e tutte le teorie sul finale, Little Nightmares 2 termina in modo scioccante quando Six abbandona Mono durante la sequenza di inseguimenti finale del gioco. Mono cade in una caverna carnosa, dove viene rivelato che è cresciuto fino a diventare l'uomo magro da cui hai corso per tutto questo tempo. E per quanto mi riguarda, questo è un vero colpo di scena. Il finale segreto è breve ma importante. Vediamo Six emergere da un televisore, confermando che è fuggita in sicurezza dalla città pallida, o Pale City in lingua originale. All'improvviso una versione glitch di Six appare di fronte a lei. Mentre i due si fissano, la telecamera si sposta leggermente su un'immagine di The Maw, il luogo che Six esplora nei primi Little Nightmares. Dopodiché Glitch Six scompare e passiamo al nero, nonché ai titoli di coda. Ci stiamo chiedendo un po' tutti cosa sta succedendo qui in queste scene finali. Alcuni pensano che il finale in realtà riveli che il sequel è davvero un prequel che spiega come Six arriva alle Fauci, considerando che il gioco mostra come Six ottiene il suo caratteristico impermeabile. E a mio parere questa teoria potrebbe rivelarsi una delle più azzeccate. Perciò il mio consiglio è di giocare prima Little Nightmares 2 e poi in successione Little Nightmares 1, ovvero quello uscito qualche anno fa, affinché abbiate una chiara visione generale di tutta la storia. In ogni caso il finale segreto lascia aperto un ipotetico terzo capitolo, che in questo caso, per come la penso io, dovrebbe e potrebbe essere un sequel di appunto Little Nightmares 1. So che è un po' incasinato, ma spero abbiate capito. Si spera però che faremo più chiarezza sul sorprendente cliffhanger in un terzo episodio. Fatemi sapere ovviamente le vostre teorie e cosa ne pensate di questo secondo capitolo di Little Nightmares. Spero che questo breve video vi sia piaciuto, che comunque vi abbia fatto tornare qualche conto. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alle 6:30 con un nuovo video. Ciao!